domanda scontata. Da rugbista in campo a modello sulle passerelle, come ci si sente? Ah, è un po' strano, però alla fine ci siamo portati bene, dai. È stato divertente e piacevole, dai. Tu sei arrivato agli Aeroni in prova, tutti, bravo, diciamo, a livello nazionale, tutti ti conoscevano come mediano di Mischia. Ti sei imposto come ala titolare. Sì, sono andato a Viadana, ho parlato con Raffaele di del Viadana a fine stagione l'anno scorso, gli ho detto che avrei voluto rientrare in questa franchigia anche se le liste della federazione erano scansato, e è stata una buona scommessa e sono stato molto contento di aver trovato spazio. Sono partito come guardia di Mischia e con l'opzione di giocare anche all'ala e ho trovato molto spazio, sono veramente molto contento, anche se quest'anno gli Aeroni, come pensai, non stiamo facendo bene, ma la squadra è nuova, il gruppo è nuovo, penso che stiamo lavorando molto per crescere e presto usciremo da questa situazione. State crescendo molto, a parte l'ultima prova dove diciamo magari c'è stato un passo indietro, comunque nell'ultimo mese si è visto un'altra squadra rispetto all'inizio. No, infatti è vero, siamo con gli allenamenti quotidiani, stiamo migliorando e correggendo i nostri errori e veramente il lavoro è tanto, e tutta la squadra insieme, anche se andate, stiamo veramente remando nella stessa direzione. Ala, racconta com'è nata questa scommessa. Io l'anno scorso sono stato alla Rugby Roma, un po' ho iniziato a giocare all'ala, io sono andato a Mischia e penso vorrei morire in Mischia, come dire. Solo un po' un anno in campione, quindi sono Roma all'ala, perché da mediano gioco tutti i palloni, all'ala è dopo 3-4 partita, quindi non ho da fare. Però ho in squadra, sono spesso titolare, quindi ripeto, sono felicissimo, perché comunque giocare è la cosa migliore. Giocare in Celtic League, giocare in Celtic League vi aiuta molto? Sì, è veramente un altro livello. Ci siamo accorti da subito che basta un piccolo errore e prendi meta, prendi punti, e quindi è molto diverso dalla top 10 e sicuramente farà bene a tutti i ragazzi e a quelli che stanno giocando in Celtic League con le altre cose. Tu questi primi mesi dove stai facendo molto bene, ci speravi in un posto a 6 nazioni? Bah, guarda, o ci speri ancora, perché comunque le convocazioni sono solo per le prime 2 giornate. Sono molto felice di essere rientrato in questo nuovo ruolo nella Nazionale A e io sono uno che preferisce dimostrare sul campo con le prestazioni se ha la possibilità di giocare o no.